Una mostra che parla di migranti, che parla del loro approdo in una terra che per loro rappresenta un sogno. Sì, rappresenta un sogno, forse non per tutti, cioè nel senso inizialmente loro pensano che facendo appunto questo viaggio, intraprendendo questo viaggio, molti pensano che appunto il viaggio che loro intraprendono è solo per arrivare alla salvezza. In realtà molto spesso non è così, perché molti approdano sulle nostre coste e da lì inizia il calvario, un altro calvario che li porta in altri centri di accoglienza. Quindi li fa spostare da Lampedusa a Crotone, da Crotone in tanti altri centri di accoglienza, e questo è logorante, perché se si pensa che queste sono delle persone, prima di venire da un altro continente sono degli umani e degli esseri umani, e così devono essere trattati. E molto spesso ci dimentichiamo anche noi, che ci definiamo una società civile ed evoluta, di questo. Noi, attraverso appunto l'archivio Libera Espressione di Lampedusa, abbiamo voluto fortemente raccogliere una serie di prodotti audiovisivi e contenuti audiovisivi che potessero raccontare tutti gli sbarchi che sono avvenuti a Lampedusa, grazie ad Antonino Maggiore, che appunto è il nostro diretto conoscente di questo archivio. Abbiamo avuto accesso a questo archivio e ora stiamo cercando di consolidare questo rapporto, non solo attraverso questa mostra, ma anche in futuro. Quello che è accaduto in qualche modo ha spinto noi tutti a pensare di creare uno spazio narrativo come quello che può essere una mostra, per non dimenticare, per continuare a ricordare. La cosa bella, credo, comunque di quello che si vedrà all'interno della mostra è che i migranti che sono presenti, che sono fotografati, e non solo, che ci sono anche attraverso la videoinstallazione, sono tutti quelli che ce l'hanno fatta, che sono sopravvissuti, che ce l'hanno fatta nel loro viaggio estenuante, e che quindi in qualche modo anche cercare di dare dignità al di là della morte, della tragicità e della politicizzazione che spesso ha un tema come questo, che è molto controverso, però cercare di dignità ai singoli esseri umani, le persone appunto che veramente sono riuscite a aggiungere a destinazione almeno parte del loro viaggio. Cosa ha significato per Giada De Martino curare questa mostra? Ma è la prima volta che mi ritrovo ad affrontare un tema del genere. Chiaramente quando si tratta di discorsi artistici a volte capita anche di affrontare delle cose che non in qualche modo trascendono dall'arte, perché comunque l'argomento principale è l'immigrazione, che è un tema molto, ripeto, molto complesso e molto controverso. Però è anche importante fare un passo prima dell'immigrazione, ovvero parlare di migrazione, che è in qualche modo un fenomeno che caratterizza tutti gli esseri umani, ma anche tutti gli esseri viventi da migliaia di anni, da migliaia di secoli.